Xenofobia, intolleranza, chiusura, disprezzo per il diverso, disprezzo per le istituzioni parlamentari, tutto ciò che rappresenta una mediazione democratica. Come lo possiamo chiamare questo amalgama nero? Il professor Canfora non ha esitato a trovare una parola proibita, una parola imbarazzante, pesante, e ha parlato di fascismo. In Italia, ha detto, il fascismo non è mai finito. Allora, è lecito un accostamento tra il populismo di destra e anche di estrema destra di oggi con quell'esperienza storica? Ora, un'analogia forse è difficile farla, nel senso che sono completamente distanti le condizioni storiche. Un conto è lo Stato liberale del primo dopoguerra, un conto è il mondo globalizzato di oggi, ma sicuramente, e ce lo dicono anche i giornali, oggi su Repubblica è uscito un articolo di Berizzi che ci dice che la Lega di Salvini ha assorbito il voto di Casa Pound e il voto di Forza Nuova. La predicazione nazionalista, xenofoba, anti-europea di Salvini ha finito per catturare il voto dell'estrema destra, il voto neofascista. Allora, ripeto la domanda, si può tracciare un filo di continuità tra queste due esperienze? O qualcuno dice non schiacciamoci troppo sull'analogia perché finiamo per disconoscere la novità di un fenomeno che va capito, che va compreso per essere combattuto. Di questo parleremo col professor Luciano Canfora, che tutti conoscete, è studioso di storia antica, dotato di una strumentazione che poi gli consente di intervenire di frequente non solo sulla storia contemporanea ma anche sul dibattito politico. Marco Revelli è sociologo, politologo, professore di scienza politica all'Università di Torino, autore di saggi che interpretano la complessità di questi anni. Recentemente è uscito un tuo saggio da Einaudi, Politica senza politica, e il professor Guido Grainz, storico, professore di storia contemporanea e autore di una storia d'Italia in più volumi dagli anni 50 praticamente ai nostri giorni. Ma io direi di cominciare dal professor Canfora. Lei ha detto, sia in un'intervista sulle nostre pagine, ma insomma è una sua posizione espressa in più sedi, in Italia il fascismo non è mai finito. Perché ha sostenuto questo? Direi che l'aggettivo più appropriato, giusto per fare un po' di formalismo, sarebbe fascistoide, cioè una forma simile fascista, visto che la parola è stata usata tantissimi anni fa, per esempio da Umberto Eco in quel bellissimo saggio molto breve sul fascismo eterno. Poi ho visto che dopo che il pezzo che Eco è morto, adesso viene insultato per aver detto questo, viene trattato male, le vaghezze, va bene, peccato, uno dovrebbe potersi difendere, non importa. Ma la vicenda nostra si può raccogliere sotto una definizione, accantoniamo quella che imbarazza i nostri columnist, no? Che hanno questa ipersensibilità. Diciamo, se si mette insieme una demagogia interclassista impregnata di xenofobia, disinteressata, anzi sprezzante verso il fenomeno antifascismo, resistenza, 25 aprile, questi ingredienti tutti insieme, possiamo chiamarli con un altro nome, ce lo possiamo inventare, ma la sostanza è una riproposizione di pulsioni profonde, radici sempre turgide, diceva Concetto Marchesi, che non si sono mai estinte. D'altra parte nella nostra storia è
è noto che furono i partiti che diedero vita al CLN e poi ai governi successivi a guidare il paese verso, a tentare di guidare il paese verso una coscienza consapevolmente antifascista. Larga parte era rimasta indifferente e quando si riorganizzarono movimenti, si chiamava Movimento Sociale Italiano, come Movimento 5 Stelle, no? Rifuggivano dal nome partito, furono tollerati, diventarono anche la stampella di alcuni governi, non furono mai messi fuori della legalità come la Costituzione prevede. Quindi il tessuto è sempre fertile. La crisi della sinistra italiana, la crisi della Repubblica, la nascita stentata di una seconda Repubblica a base berlusconiana, non saprei come aggettivo ad operare, era un terreno di coltura per nuove forme fascistoidi, di cui le più rumorose sono la Lega e i suoi amici, no? Quella bella foto pubblicata da Repubblica di Salvini che brinda con Casa Pound è molto indicativa, anche al pari di quel manifesto elettorale affettuoso, sorridente con Marine Le Pen. Ecco, quindi la firma ce l'hanno anche messa sotto questa scelta. L'unica cosa che non capisco è perché non si possa dire. Professor Revelli, noi abbiamo già fatto un'intervista su Repubblica e mi sembra che la tua opinione sia in parte coincidente con la posizione del professor Canfora, in parte no. Quali sono i tuoi argomenti a favore e contro questa analogia? Sì, devo dire che l'espressione secondo cui in Italia il fascismo non si è mai estinto ha un forte fascino, che corrisponde ad alcuni elementi non immediatamente politici, politicanti, ma che appartengono al sottofondo profondo, forse antropologico, di questo paese. Gobetti usò, a proposito del fascismo, l'espressione la usò nel novembre del 22, quindi il primo numero di Rivoluzione Liberale uscito dopo la marcia su Roma, definì il fascismo autobiografia della nazione. In che senso autobiografia della nazione? Conteneva in sé tutti quelle tare storiche, quei germi che costituivano un continuum nella nostra vicenda nazionale. Era un fenomeno di immaturità politica, no, lo definiva. Non si riferiva ai manganelli, all'olio di ricino, alla violenza, si riferiva al costume, al gusto di servire e al gusto di comandare, a una incapacità di concepire la lotta politica come un confronto aperto tra classi sociali, tra idee contrapposte, desiderio di unanimismo, il ministerialismo, il desiderio di un uomo forte che prenda su di sé le responsabilità e ti lasci fare i fatti tuoi. E questa tendenza degli italiani periodicamente, carsicamente, a darsi al peggiore padrone, che è quello che ostenta brutalità, rozzezza, arroganza. Ecco, in questo devo dire ci caschiamo sempre, ci caschiamo sempre. Dopodiché non possiamo nasconderci le differenze storiche. Per certi versi, vorrei dire, se confrontato con quello che succede oggi, e penso in particolare agli ultimi, all'emergere di un ennesimo pseudo uomo forte, che si chiama anche lui Matteo, in confronto dovremmo dire che il fascismo aveva una sua paradossalmente orribile grandezza in confronto a quanto avviene oggi. Aveva dietro una maturazione, tra virgolette, culturale, anche se di cattiva cultura, aveva dietro la svolta
fratricida all'interno del campo socialista, aveva dentro la corruzione dell'anarcosindacalismo, aveva dietro Sorella, aveva dietro Nietzsche. Mussolini era stato il direttore di un grande giornale come l'Avanti, che era il giornale di una delle forze più importanti dell'inizio del secolo. Era tragicamente un'espressione di quella gigantesca tragedia che è stata la prima guerra mondiale. Oggi dietro al nuovo mazziere c'è ben poco di tutto questo. Una colpa che io credo inescusabile, che è quella di lavorare per sdoganare i peggiori sentimenti che stanno nel fondo di un popolo: l'odio, la frustrazione, il gusto di vessare il più debole, questa ostentazione di crudeltà e di ferocia che evoca in qualche modo l'antropologia fascista del superuomo nella forma miserabile che i nostri tempi ci offrono. Ma soprattutto io credo ci sia una differenza di fondo, e sta nel fatto che il fascismo si affermò per contrastare la paura che il nascente movimento operaio incuteva al capitalismo, diciamo, un capitalismo che entrava in uno stato di difficoltà e di crisi. Il fascismo era il braccio militare con cui si bruciavano le case del popolo, si cancellavano le leghe contadine, eccetera. Oggi il nuovo fenomeno di autoritarismo disgustoso che emerge non ha più quel nemico. L'operazione non è più vincere la paura del comunismo, del socialismo, del movimento operaio, è vincere la paura del caos. Oggi, come dire, queste nuove insorgenze autoritarie si muovono in un contesto di sgretolamento dello stesso capitalismo, che precipita in una situazione di marasma e di ingovernabilità, e la demagogia e l'uso del capo espiatorio servono per simulare una sorta di ordine, di messa in ordine in un processo caotico di disfacimento della società, all'interno della quale c'è il disfacimento delle classi sociali, a cominciare dalla classe media. Professor Krainz, sono state evocate sia l'autobiografia della nazione di Gobetti, che evoca in qualche modo il carattere degli italiani. Marco Revelli ha parlato di un tratto costante del carattere italiano, così come il professor Canfora ha citato il fascismo eterno di Umberto Eco. Io penso che tu su questo abbia da dire, non sia completamente d'accordo. Altrimenti non saremmo qui. No, naturalmente tutti i modi di intendere usare la parola fascista sono leciti. Quello splendido testo di Eco la usa in modo esplicitamente ultra estensivo e esplicitamente non è un'analisi storica, perché cita 14-15 caratteristiche le più diverse da loro, dice esplicitamente possono caratterizzare regimi diversi opposti, e però basta una di esse per far precipitare il fascismo. Queste caratteristiche sono il culto della tradizione, il rifiuto del modernismo, il considerare il dissidente come un nemico, mi dicono che anche in altri regimi, e così via. Poi un uso estensivo della polemica politica c'è sempre stato, sarà capitato anche a qualcuno di noi di usarlo in modo improprio, e naturalmente l'uso straordinario della parola del fascismo di cui che faceva Pasolini, che scrive negli anni più cupi del terrorismo neofascista italiano, che da un lato denuncia cos'è questo golpe, io so, negli intrecci, e dall'altra parte però parla del fascismo degli antifascisti, del consumismo con vero fascismo, eccetera, quindi tutto è lecito. Io credo però che non ci aiuti per capire l'oggi. Ho l'impressione che non ci aiuti pensare, insomma, evocare un fenomeno che nasce nell'Europa sconvolta, l'Italia nell'Europa sconvolta nel primo dopoguerra, e poi non nasce a San Sepolcro, nasce qui con l'assalto a Palazzo Curzio, che dà il via allo squadrismo padano, alle camere del lavoro incendiate, ai sindaci costretti a dimettersi, a un regime che è feroce,
non manda in villeggiatura gli oppositori, come diceva Berlusconi, non faceva questo, perché anche questo è stato detto, diciamo, no, da Berlusconi. E soprattutto uno Stato, qui trovo un ribaltamento totale, uno Stato che vuole pervadere la vita dei cittadini, invadere e pervadere, modellarne, farne degli eroi per la patria, per la patria e la nazione. Salvini faceva su tutto l'opposto, sul rifiuto dello Stato, sugli egoismi individuali e di seto e così via. Autobiografia della nazione, sì, ma di quale nazione? Sono d'accordo, non della nazione di cui parlava Godetti pensando al fascismo. Vedete, io ho ripreso la mia idea, insomma, quello che a me sembra di vedere, diciamo, è che il Salvini, come vogliamo dire, la Lega di Salvini, diciamo Salvini, non è tanto in qualche modo un ritorno al ventennio fascista, ma è l'esasperazione delle caratteristiche peggiori del ventennio berlusconiano, nel quadro aggravato e per certi versi stravolto dalle ferite della globalizzazione, della crisi economica, Prevelli ne ha scritto dei libri straordinari, dalla crisi della democrazia, dei partiti del Novecento e così via. Cioè, c'è un momento nell'Italia repubblicana in cui irrompe sulla scena la destra smoderata. Non moderata, la destra smoderata. C'è un articolo stupendo di un grandissimo giornalista di Repubblica, Mario Pirani, nel 95, che analizza perfettamente quello che è successo con la crisi della cosiddetta Prima Repubblica. E il paragone non è aulico, ma è molto efficace. Il titolo dell'articolo è «Quando la cozza di C spurgava i veleni». E il paragone con la cozza, con il mitile, insomma, che la cozza cosa fa nelle acque putride, diceva Pirani, assorbe i veleni dalle acque circostanti, quello che riemette non è champagne, insomma è una quetta che fa anche insomma un po', non gradevole, ma non è più veleno, non è più veleno. Tolta di mezzo il moderatismo democristiano, i veleni spurgano direttamente sul tavolo. E li abbiamo visti, questi veleni, nel ventennio berlusconiano. Siamo la violazione dei principi e delle regole costituzionali, il tentativo di stravolgere l'equilibrio fra i tre poteri e così via. Basta leggere, non solo ricordare, tutti ricordiamo gli attacchi alla magistratura, ma leggetevi i diari di Ciampi. Lo scontro col Presidente della Repubblica, Berlusconi, è di una violenza inaudita, durissima, ci sono proprio i verbali dell'incontro, li ha curati Umberto Gentiloni molto bene. Poi la ripulsa della storia della Repubblica e dei suoi valori, la Prima Repubblica considerata come un insulto e così via, insomma. Ecco, dentro un altro aspetto centrato, cosa si esprime in quel ventennio berlusconiano? Cosa viene alla luce? Ma viene alla luce un'altra cosa su cui Revelli ha scritto molto bene, la crisi dei partiti e della democrazia del Novecento. È allora che appunto che nel rapporto diretto crollano i partiti novecenteschi e si crea un rapporto diretto fra il leader e il pubblico televisivo, il pubblico direttori, no, la democrazia del pubblico inteso come pubblico televisivo, con un rapporto fra appunto partiti e elettori, per cui abbiamo leader ed elettori, per cui abbiamo, per dire in questo caso con Diamanti, leader senza partiti e partiti senza popolo. Naturalmente il mutamento di scenario di rispetto allora è dato dalla crisi economica. E questa che ha fatto cessare l'illusionismo berlusconiano, non è morto per qualche scandalo, non è finita per qualche scandalo l'età di Berlusconi, è morta quando la crisi economica ha dimostrato che il suo illusionismo era finito. Dall'illusionismo berlusconiano alla paura della crisi e allo sbagliamento delle feroce degli italiani. Guardate, i rapporti del Censis ultimi hanno due titoli straordinari. La società del rancore, quello sul 17, il 2017, dal rancore alla cattiveria, quello sul 2018. Il tutto, voglio aggiungere, in un quadro, in uno scenario europeo in cui non c'è solo il populismo italiano, in cui ci sono populismi all'estero. Questa mattina Ghetta diceva, guardate, non fate troppa differenza, io sono andato all'est e ho visto il mondo, non ho visto l'Europa centrale. Nell'Europa centrale ho visto Trump, ho visto un po' voi. Adesso leggiamo tutti il libro di Ghetta, che è molto bello, ma voglio dire, ci sono certo differenze tra populismi all'est e all'ovest, e quelli dell'ovest non se la cavano male neanche loro. Ecco, in questo scenario mutato io penso che siamo di fronte più ad alcune esasperazioni del ventennio dei lati peggiori, e anche, voglio dire, scusate, il 25 aprile quest'anno abbiamo toccato un vertice che non era mai successo, che un vice premier disertasse
disertasse. Poi ci arriviamo. E un'ultima cosa sulla cattiveria. Vi ricordate il ruolo della DC? Vi ricordate il periodo più drammatico della storia della Repubblica, il rapimento Moro? E la DC si oppose alle richieste di introdurre la pena di morte. Pensate cosa succederebbe con un governo Salvini-Meloni, che in teoria sulla carta sarebbe perfino possibile. Grazie Guido. Tu hai citato il rapporto del Censis sulla ferocia degli italiani. A me viene in mente un altro documento che è stato pubblicato di recente, mi colpisce perché è firmato dalle società psicoanalitiche italiane di diverso orientamento. È molto difficile mettere insieme freudiani, junghiani, e la loro diagnosi appunto è di una società paranoicale, una società che ha perso qualsiasi misura, quindi c'è qualcosa di più anche rispetto al documento del Censis. Ma allora, sostanzialmente il professor Krainz dice la continuità io non la vedo tanto con il fascismo, la vedo con il ventennio berlusconiano, e qui si potrebbe fare forse una riflessione. La vedo più con il ventennio berlusconiano. Questa è la lettura di Guido Krainz. Allora mi viene in mente una cosa, che noi forse l'una cosa non esclude l'altra. Adesso vorrei chiedere al professor Canfora, l'Italia si distingue anche per particolare originalità inventiva nel campo politologico, perché poi noi negli anni 20 abbiamo inventato il fascismo. Il fascismo è stato inventato qui in Italia e poi esportato in Europa e nel mondo. Negli anni 90 abbiamo inventato il populismo telecratico di Berlusconi, che questo poi l'abbiamo esportato, insomma. E oggi esprimiamo nell'Europa occidentale il leader sovranista di destra più forte e significativo. È vero che il populismo c'è anche in altri paesi, però da noi vince, governa, questa è la differenza. E allora, professore, c'è una continuità tra queste nostre invenzioni? C'è un filo di continuità o si tratta invece di rotture, di discontinuità successive? Dunque, ma eviterei il nominalismo e mi terrei ai contenuti tendenzialmente, e soprattutto mi par giusto mettere in rilievo che lo stesso fascismo non è rimasto immobile e in modo immobile uguale a se stesso. È un fenomeno che si è modificato, adattato alla società che stava conquistando, ha esportato questo modello nei paesi dove l'ha esportato o dove si era formato autonomamente ed è venuto incontro, penso alla Spagna franchista per esempio, dove il fascismo è vissuto per la metà degli anni 70, penso alla spinta dall'esterno, all'eversione nera nella Grecia degli anni 60. Potremmo continuare, c'è un libro che è uscito da qualche tempo di un giovane storico americano che si chiama Stanley Johnson, come marito cattivo di Medea, Johnson Stanley, intitolato Noi e loro, molto interessante perché addita un fenomeno macroscopico, additare il nemico esterno, magari inventato, magari isolandolo e demonizzandolo per mobilitare il peggio, quello che fa Trump a casa sua, quello che fa il nostro ministro dell'interno. Modello, è inutile offendersi, modello hitleriano, no? L'ebreo è contemporaneamente il banchiere sanguisuga, però c'è anche il proletario comunista che è ebreo. Quindi tutto questo modo di procedere si manifesta in luoghi diversi, in tempi diversi, con specificità. Quindi usiamo un termine allusivamente per far capire che quel groviglio di negatività, avendo come base la demagogia interclassista, la possiamo chiamare come ci pare, ma rassomiglia fortemente a quel fenomeno che si è sviluppato nel tempo e che è riuscito a vivere anche dentro la nostra Repubblica. Se pensiamo alla trama nera, ci siamo dimenticati la trama nera,
che ha avvelenato la nostra Repubblica con stragi, riuscendo a penetrare negli servizi più riservati. Da tutto questo è arrivata una crisi da cui è venuto fuori anche l'ex presentatore o intrattenitore sui transatlantici, poi presidente del Consiglio, ricchissimo, va bene, a suo modo astuto anche nell'ammiccare al ventre fascistico sempre fertile. Non ci dimentichiamo le sue grossolane scansioni cronologiche sul fascismo, buono fino a un certo punto, cattivo dopo. A un certo punto si è ricordato anche delle leggi razziali, per fortuna, però cioè, era un sistema per salvare quello che viene prima, dimenticandosi che il fascismo è razzistico dall'inizio, da prima ancora di chiamarsi così, va bene. Quindi la continuità, certo, la continuità è nella storia, natura non facit saltus, ma neanche la storia facit saltus, questo è noto. Dopodiché la capacità nostra analitica e se vogliamo anche previsionale è meglio che sia sveglia anziché addormentarsi. Ebbene allora consapevolezza perché ci si attrezza meglio. Professore Velli, tu che cosa pensi? Cioè si tratta di, vedi un filo di continuità o vedi delle discontinuità? E qual è l'elemento di novità che oggi ti preoccupa di questo fenomeno? Ma io ritorno sul diciamo, mi rendo conto perfettamente che lo stabilire una stretta identificazione, una stretta identità tra fascismo e presente comporta un grosso rischio, cioè di non saper riconoscere la novità del pericolo. È stato detto da uno che se ne intende perché ha militato in quell'area, che non cogliere la mutazione genetica del virus rischia di farci vaccinare contro l'influenza dell'anno scorso e di non essere preparati ad affrontare quella in arrivo. Dall'altra parte credo che ci sia il rischio opposto nel considerare ciò che accade normale, normale in democrazia. Non è normale quello che sta accadendo. Non è normale quello che sta facendo il ministro dell'Interno nel momento in cui si autorappresenta come premier e occupa e travolge tutte le distinzioni istituzionali. Non è normale che il ministro dell'Interno incontri e abbracci un ultras del Milan come Luca Lucci, condannato a 4 anni per rissa e per aver ferito gravemente un tifoso opposto, e dichiari io sono un indagato in mezzo agli indagati, il ministro dell'Interno. Non è normale che il ministro dell'Interno vada a trovare in carcere un imprenditore che non ha sparato per legittima difesa, è stato condannato perché in tribunale si è accertato che ha sparato un colpo di grazia a un individuo che era entrato nella sua proprietà, e che il ministro dell'Interno lo vada a trovare in carcere, un condannato. Non è normale tutto questo, siamo oltre i limiti della tolleranza democratica, diciamo. Io non credo, è vero, noi abbiamo un terribile record, siamo quelli che hanno dato vita al primo neopopulismo del lungo ciclo che poi ha attraversato tutto l'Occidente. Il Berlusconi della prima metà degli anni 90 è un populista ante litteram, anticipa l'onda che poi porterà a Trump e così via. Poi abbiamo avuto un secondo populismo di segno molto diverso, io chiamo il cyber populismo, se quello là è il telepopulismo, questo è il cyber populismo del Movimento 5 Stelle, non comparabile con questo e nemmeno con quello di Salvini, perché ha a mio avviso una forte componente anche partecipazionista e democratica che quest'altro non ha. Poi abbiamo questo terzo populismo da onda nera che si sta mangiando tutta l'area di quel voto. Tra quest'ultimo e quello berlusconiano, Guido, secondo me c'è una differenza.
cioè il populismo di Berlusconi era un populismo d'abbondanza, si rappresentava ancora l'onda lunga della Milano da bere degli anni Ottanta, danzavamo già sul piano inclinato della crisi, ma era ancora quello delle bollicine e dei Lazzi, Frizzi e Cotillon. La sua narrazione non era una narrazione rabbiosa, la sua colpa è di aver sdoganato la ricchezza come fattore di cui non vergognarsi più. Fino ad allora i ricchi avevano problemi a ostentare la loro ricchezza, da Berlusconi in poi è diventato un titolo di merito ed è un pezzo del declino della nostra coscienza collettiva. Ma Salvini è un'altra cosa, Salvini è ai colori di un crepuscolo. Salvini dà voce a una rabbia da deprivati e a un revanchismo di tipo nazionalistico da paesi in declino e che non riesce a intravedere altre soluzioni al proprio declino se non quella di rifarsela con qualcuno più debole di noi. Questa cosa, questo è un novum che lo rende, io credo, un'esperienza limite rispetto ai confini di una democrazia. Questo quindi è interessante. Qual è la tua opinione, professor Krainz, su questa? Marco Reveglia ha definito un fenomeno quindi con aspetti di continuità ma anche nuovo. Come possiamo definirlo? Quali sono gli strumenti che ci consentono di metterlo a fuoco e quindi di combatterlo? Ma intanto appunto sono d'accordo, io concludevo proprio su questo, la differenza rispetto a Berlusconi era l'illusionismo del miracolo, la ricchezza peraltro sdoganata negli anni Ottanta, il vero antecedente di Berlusconi agli anni Ottanta, diciamo, no? E la paura, l'uso della paura, diciamo. Poi per il resto sono d'accordo sulle altre cose, non è lo che diceva Revelli, non è normale, cioè nel senso che tutte quelle cose che ha detto Revelli non sono normali, e poi c'è sempre qualcosa, è successo anche su un altro giornale in occasione di questo 25 aprile, che c'è qualcuno che ci spiega che siccome il fascismo è morto anche l'antifascismo, non è così? Nel luglio 60 il pericolo non era il fascismo, era una svolta a destra della Democrazia Cristiana, ma luglio 60 riaprì il circuito della nazione, fra generazioni, l'antifascismo è speranza di futuro, è costituzione. Io quando devo stringere un dibattito su questo tema, se è morto o non è morto, cito Paglietta che diceva, che zittiva almirante nelle tribune politiche, con voi il discorso l'abbia chiuso il 25 aprile, però la sepoltura è stata molto più lunga ed è stata l'applicazione della Costituzione. Io però vorrei tornare, mi colpiva molto, non cambio argomento, resto sullo stesso argomento però partendo dalla domanda che tu avevi fatto, perché questo nostro primato? Qui la domanda è un po' complicata, signor Detta, non solo perché non dovremmo arrotondare per eccesso, nel senso che si inserisce in comuni vari andati di populismi, approfitta di due crolli, quello di Berlusconi prima e quello dei 5 Stelle poi, perché di questo si tratta, le politiche erano un vincitore, non erano uno stravincitore. Ma insomma, dovremmo, secondo me io non sono mai d'accordo con quelli che dicono siamo sempre stati così, ma vorrei ricordare che noi, e non dovrei ricordarlo qui a Bologna, che noi abbiamo anche l'altro primato. Noi abbiamo avuto il Partito Comunista più grande d'Europa, abbiamo avuto dalla fine dell'Ottocento un movimento sindacale nelle campagne che non ha paragoni in Europa, e su questo e sul sindacalismo rosso delle campagne, Lega, Cooperative, Comune, si è fondata l'Emilia, si è fondata la Toscana, questo è stato un elemento non solo, e senza neppure ricordare la Resistenza che certamente non è stata di maggioranza, diciamo, ma diciamo, noi abbiamo avuto per decenni un'alta partecipazione al voto, la vita dei partiti, dei movimenti. Guardate, ho fatto due conti quando Grillo ha vinto, quando è esploso il Movimento 5 Stelle in Sicilia nel 2012 e i voti erano andati sotto al 50%. Noi ci abbiamo messo 32 anni esatti, dal 48 all'80, per scendere sotto il 90%. In altri 32 anni siamo scesi sotto il 50% e attorno a lì abbiamo oscillato. Ecco, a me sembra che questo sia, cioè noi dobbiamo riflettere su questo, non perché siamo sempre stati così, ma perché ci siamo diventati.
quando è iniziata la generazione della Repubblica, io credo questo, per questo facevo prima questo esempio, io credo che dovremmo riflettere appunto ancora meglio su quel buco nero, quel che sono stati gli anni Ottanta, dove non solo dove si sono incrociati lo sdoganamento della ricchezza, la trasformazione delle classi sociali, la scomparsa del mondo operaio con quello che era l'educazione al collettivo, i valori e così via, con 3.000 altri processi, la modernità come corruzione. Questi sono stati la Milano da bere e la Milano dell'ottimismo e della corruzione. Ecco, quando ci siamo diventati, non siamo sempre stati solo così. E quindi la domanda perché ci siamo diventati diventa molto crudele e impietosa, ed è per questo che va fatta. Non siamo sempre stati così, però dobbiamo tener conto del fatto che siamo stati inventori di tre cose di cui non andare orgoglio. Non abbiamo fatto solo quello, però non possiamo neanche negare che l'abbiamo fatto. Tu hai citato la questione dell'antifascismo, hai citato prima il ministro degli interni che ha liquidato il 25 aprile come un derby tra rossi e neri, e anche ha indotto i ministri leghisti a non partecipare alle cerimonie del 25 aprile, sì, anche con Berlusconi era accaduto. Noi però dobbiamo tener conto di un fatto gravissimo: oggi l'antifascismo è diventato minoritario, perché appunto i leghisti vediamo che considerazione hanno non solo della festa del 25 aprile, ma dei valori dell'antifascismo. Giorgia Meloni si richiama apertamente, orgogliosamente alla tradizione fascista. I 5 Stelle si sono sempre dichiarati afascisti con l'alfa privativo, poi quest'anno hanno riscoperto il partigianato il 25 aprile per ragioni strumentali, perché c'erano le elezioni. Quindi quello che dovrebbe essere la cultura fondante della Repubblica Italiana, la cultura fondante della Carta Costituzionale, è diventato invece un'ideologia di minoranza. E allora, professor Canfola, le chiedo, c'è anche una responsabilità da parte della cultura democratica ad aver permesso che questo valore fondante diventasse un'ideologia di minoranza? Beh, la domanda è più che mai attuale. Mi piace la definizione di populismo nero che tu hai dato, la adotto subito. E quindi abbiamo risolto il problema terminologico e andiamo alla sostanza, no? Populismo nero va benissimo, se ci rallegra non lo so, ecco, benissimo. Se ci allarma forse sì. Se rassomiglia a tratti non secondari dei precedenti populismi, visto che il fascismo era una forma di populismo all'ultimo stadio, è un problema che rientra nella domanda. E la festa del 25 aprile quando è stata istituita? Non, io non faccio le domande a chi ci fa le domande, ma è stata istituita nel maggio del 49, va bene, 4 anni dopo la liberazione, e con un patteggiamento in Parlamento, Almirante, deputato, chiedeva che in quel giorno non si festeggiasse la liberazione, ma si spostasse di 4 giorni il Natale di Roma. Natale di Roma, 21 di aprile, cioè, era una provocazione naturalmente. E però la Democrazia Cristiana, che aveva un vertice antifascista, questo non va dimenticato, ma aveva tutto il corpaccio italiano che aveva applaudito Mussolini nelle piazze, comprese quelle di Bologna, non soltanto Trieste o Bari o Napoli, la Fiat con Giovanni Agnelli Avo del Dendi, che era un senatore prima dell'altro, e davanti in camicia nera conduce accanto, che parla a una massa operaia. Quindi è vero, l'antifascismo è stato una talpa che ha lavorato scavando in una situazione di ostilità totale, in condizioni ambientali e umane di totale ostilità. Nella lotta di liberazione si è impegnata una minoranza eroica di generazioni appartenenti a diversi ambienti sociali,
si va alla conta, si vota il 2 di giugno del 46, la maggioranza del paese è moderata. Il decennale del 45, nel 55, si celebra con una grande pubblicazione del Poligrafico dello Stato, in cui c'è il generale Cadorna, naturalmente, c'è Panfilo Gentile, che non c'entra con Giovanni, va bene, il quale teorizza il compimento della nostra democrazia è il 18 aprile del 48. Quindi la vera festa sarebbe il 18 aprile del 48, cioè la sconfitta del Fronte Popolare e la vittoria, diciamo, nel segno di un clericalismo anticomunista feroce, comitati civici, e non sto qui a elencare. Non è mai stata una maggioranza ed è la nostra responsabilità principale di non essere riusciti a trasformare in senso comune i contenuti dell'antifascismo, che non sono soltanto sinteticamente descritti nei caposaldi della Costituzione, ma sono anche un costume. Io non credo che sia frequente esperienza visitare i nostri licei, le nostre scuole. Ogni tanto mi chiamano io ci vado appena le forze me lo consentono, e alcuni docenti mi dicono: ma lei venga, perché molti nostri studenti dicono io sono fascista, e hanno 15-18 anni. Allora, questo che vuol dire? Che alle loro spalle ci sono famiglie nelle quali quella parola è venerata, è trattata come l'anticorpo verso quelli là che stanno al potere. Questo è il problema. Fingere che non ci sia, secondo me, è irresponsabile. Il professore sostanzialmente dice che l'antifascismo è sempre stato di minoranza, però ci sono stati dei periodi nella storia d'Italia che sembrava, diciamo, un valore condiviso dalla maggioranza degli italiani. Sicuramente, adesso dirò una cosa per cui il professore mi rimprovera, perché uso questa espressione: non abbiamo fatto i conti fino alla fine col fascismo. Io sono colpita dal fatto, per esempio, alla Corte Costituzionale fino a qualche mese fa c'era il busto di Azzariti, che è stato appunto, diciamo, che ha avuto delle responsabilità molto gravi sulla razza, presidente della commissione sulla razza. Noi continuiamo a convivere con simboli del fascismo senza scandalizzarci troppo. Allora anche a te voglio chiedere questo: ma questa è una storia con cui veramente abbiamo fatto i conti, e perché secondo te oggi sei d'accordo con l'analisi del professor Canfora, è sempre stato in minoranza, o forse è successo qualcosa negli ultimi 20 anni per cui la cultura democratica o ha abbassato la guardia, o forse non si è data il compito, il peso di rivitalizzarla, questa tradizione antifascista? Ma qui io credo ci inoltriamo su un terreno complicato e delicato, su cui credo che sia importante parlarsi chiaro, evitare le ipocrisie o le rappresentazioni edificanti, eccetera. È vero, l'antifascismo è, nel nostro paese, è stato una cultura minoritaria. Come pratica, la resistenza vera, combattente, l'hanno fatta 200.000 giovani, con qualcuno più anziano in un ruolo di direzione, ma 200.000 ragazzi, ventenni, quelli traditi dal fascismo con le sue guerre, con i suoi orrori, che si sono trovati l'8 settembre a dover scegliere in solitudine, e hanno scelto. L'antifascismo è stato quello degli esuli, che l'hanno pagata carissima. Negli anni 30, quando in Italia sono successe le cose più obbrobriose, dalle leggi razziali all'impero, i massacri che gli italiani, brava gente, hanno fatto in Africa e poi successivamente in Montenegro e nei Balcani, si contavano in ogni città sulle dita delle mani quelli che erano contro. E nelle fabbriche
sì, c'erano gli operai comunisti, ma che a loro volta erano minoranza. L'antifascismo è una cultura molto esigente. Potremmo dire, se vogliamo riprendere il discorso della autobiografia della nazione, è l'anticorpo nei confronti di quella autobiografia della nazione, quella è quella cultura esigente che chiede di rifare gli italiani, perché come sono stati fatti non andavano bene, hanno prodotto una serie di cadute. È vero, Guido, è un fiume carsico questo, ci sono stati dei momenti alti, pensiamo agli anni 60 e primi anni 70, la lotta politica in Italia, il conflitto sociale, la produzione. L'Italia era un laboratorio in cui venivano a studiarci, è nato l'eurocomunismo, è nato il marxismo italiano, sono nate le esperienze che ci sono, ma proprio per quello il cratere che si è aperto dopo che i protagonisti di quell'esperienza, a cominciare dal Partito Comunista dopo il suo scioglimento eccetera, il cratere che hanno lasciato nel momento in cui non solo hanno abbandonato le loro identità pregresse, ma hanno abbandonato i loro rappresentati. Io ho visto a Torino cosa significava per gli operai che erano stati protagonisti di quel ciclo di lotta, gli anni 80, gli anni 90, la solitudine, l'abbandono. E poi gli ultimi rappresentanti ad abbracciarsi con Marchionne mentre gli operai finivano in cassa integrazione. Cioè, questo passaggio di campo delle élite ha aperto una prateria al populismo, fino al populismo nero, che raccoglie un voto di vendetta di una parte di società in basso, negli strati più fragili della nostra società, che si sentono dimenticati, abbandonati, non solo fenomeno italiano, fenomeno internazionale, ma fondamentale. Se noi non andiamo a indagare le radici di quel voto così orribile, che sono affondate negli stessi strati sociali che avevano espresso invece i momenti alti, non capiamo niente. E non capiamo perché oggi l'antifascismo sia così fragile, perché coloro che se non ne sono stati portabandiera oggi non hanno più i titoli per farlo valere. Proprio ieri abbiamo fatto un dibattito sulla paura. La paura, ha detto Zagrebelsky, è un veleno sociale, è un fattore politico che può produrre esiti autoritari. Più io ho paura, più sono disposta a rinunciare a diritti e libertà in cambio, no, di una protezione, di una salvaguardia. Professore, lei teme una torsione autoritaria? Beh, ma mi pare sia già in atto. Ovviamente nelle forme per ora possibili, no? Ma quando dice siamo già in atto, a che cosa si riferisce? Sì, perché è una affermazione. Intanto mi viene in mente importante una nota di diario di un grande poeta tedesco del Novecento, si chiamava Bertolt Brecht, il quale esule in America all'inizio del 42, osserva ormai la società americana e dice: beh, un fascismo americano sarebbe democratico, cioè avrebbe parvenze esteriori. Del resto, l'allarme di questi democratici americani nei confronti dell'attuale presidente, del suo stile, della sua presa sull'opinione pubblica, soprattutto operaia, naturalmente anti-immigranti, ha ricattato il Messico e il Messico si è inginocchiato, no? Abbiamo spezzato noi le reni alla Grecia, lui ha spezzato al Messico e gli è andata meglio che agli italiani. Quindi non c'è bisogno del Fez. Per esempio l'uso delle armi per contrastare il furto in casa, un episodio di ieri, già ancora di ieri, militari che picchiano e insultano un cameriere di colore, il quale ovviamente non fa una denuncia,
non vuol perdere il posto dove faticosamente si guadagna da campare. L'esercito condanna l'ubriachezza di questi sciagurati. Va bene, siamo già dentro una svolta comportamentale. Perciò insisto sul concetto, se noi rifuggiamo da analisi un po' scomode, diamo una mano all'insediarsi di un costume che può essere travolto da una sconfitta elettorale, e io lo spero, ma non lo intravedo questo cambiamento. Anzi, in un anno abbiamo assistito ad un brutale aumento di chi interpreta esattamente quel populismo dall'onda nera. Quindi vigilare, parlare chiaro, rivendicare che tutto sommato, se questa Repubblica sta ancora in piedi, lo deve a quella minoranza che ha sofferto, ha lottato, ha pagato di persone. Adesso io dirò, il professor Revelli è anche il figlio di Nuto Revelli, e quindi questo applauso va anche a lui, a tuo padre. Tutti i tuoi libri, anche in quest'ultimo saggio che ho pubblicato da Einaudi, Politica senza politica, sostiene in fondo non tanto di temere appunto la torsione autoritaria, ma temi qualcosa addirittura di più grave, cioè tu temi il totale caos, il totale disordine, è difficile, dici, combattere il nulla, e si può finire nel caos. Sì. Vuoi spiegarti meglio? Sì, esattamente così. Io temo la potenza negativa del vuoto, e noi stiamo avvolgendoci nel vuoto. La politica senza politica è la politica che non riesce più a rispondere alle domande fondamentali dei cittadini, è la democrazia nella quale Demos e Kratos si divaricano in modo impressionante, e il Kratos non intercetta più e soprattutto non è in grado di risolvere le paure e i problemi del Demos, anzi si regge sull'aumento di queste paure, sull'incentivazione di, è questo che mi fa paura, dato che sono convinto che ci stiamo avviando in una fase di disfacimento dell'ordine economico e sociale per effetto di un turbocapitalismo che distrugge le sue stesse basi di sopravvivenza. Quindi è una dimensione caotica. Ho paura delle solitudini di chi sta in basso, le solitudini. Noi siamo qui a Bologna, qui intorno ci sono i lavoratori della Mercatone 1 che rischiano il posto di lavoro, che stanno lottando e di cui nessuno si occupa se non qualche. Ci sono i lavoratori della logistica, sempre qui, che ogni giorno subiscono cariche della polizia senza che questo riesca a superare il livello della cronaca, e sono soli. Ecco, sono queste solitudini che mi terrorizzano, perché sono le solitudini di quelli che poi nel caos e nel vuoto devono guadagnarsi da vivere la sopravvivenza. E senza vicinanza a costoro non si arresta nessuna deriva. E poi c'è quello che succede in alto. Io sono convinto che i veri strappi avvengono quando si crea uno stato d'eccezione. Sono nello stato d'eccezione che il sovrano diventa tiranno. Non lo so se forze internazionali e forze nazionali non stiano lavorando per questo. Da quello che succede, dai passi che vengono fatti, dal rapporto che si stabilisce con l'Europa, dal rifiuto di affrontare i nodi economici e sociali, cioè, non ci sia il desiderio più o meno compiuto e lucido di arrivare a una situazione di emergenza. E allora sì, in quel caso noi avremmo un rischio di collasso
istituzionale, non ci sarebbe nessun Mattarella che tiene, non ci sarebbe nessuna stampa indipendente che resiste. Ecco, io ho paura dell'autunno da questo punto di vista, ho paura che quell'onda nera che adesso come un liquame occupa la quotidianità possa in qualche modo entrare in cortocircuito con una situazione economica e sociale internazionale che veramente metterebbe a serio rischio anche questo, come dire, barlume di democrazia che c'è rimasto. Professor Kranz, tu il futuro come te lo immagini? No, io sono sempre stato pessimista, figuriamoci adesso. No, credo che saranno necessarie certamente mobilitazioni immediate in difesa della democrazia, della Costituzione, eccetera. Per portare una nota un po' più concreta e cupa, diciamo, allora, noi abbiamo avuto una straordinaria fortuna in questi 20 anni. Abbiamo avuto la presidenza della Repubblica dei grandi presidenti della Repubblica. I primi 3, Scalfaro, Ciampi, Napolitano, avevano respirato l'aura della resistenza, diciamo, Mattarella lo conosciamo. È stato un caso, nel senso che sono stati, il Presidente della Repubblica è stato eletto in momenti, soprattutto Ciampi e Napolitano, in cui c'era una maggioranza buona. Ma immaginiamoci cosa sarebbe successo nei 20 anni che sono passati, se la maggioranza fosse stata diversa. Io credo che dobbiamo temere, pensare che con molta probabilità il prossimo Presidente della Repubblica sarà eletto da una maggioranza diversa. Credo che sia nelle cose, credo che non sia escluso, se vogliamo, cuidare questo tema. E quindi questo tema, il tema del rischio enorme, diciamo, beh, indubbiamente ce l'abbiamo. E credo che appunto non solo saranno necessarie mobilitazioni immediate, ma anche la vera mobilitazione, che è l'educazione alla democrazia, e la ricostruzione delle condizioni della democrazia, che è più difficile ancora. C'è stato un bellissimo articolo, un paio di articoli di Azzur Rosa, molto belli, in cui ragionava su quello che lui chiamava la morte del popolo. Il popolo come un insieme di persone, classi sociali diverse tra loro, ma con un orientamento comune. Il popolo si è dissolto nella massa, diceva Azzur Rosa, il problema è ricostruire il popolo. Ed è esattamente questo, ma significa ricostruire la democrazia, le regole della democrazia e il modo di funzionare della democrazia. E per riprendere un tema che Marco ha citato adesso, ma che cita spesso ed è centrale, ripensare lo Stato sociale, perché le democrazie occidentali si sono rette sullo Stato sociale. Oggi lo Stato sociale dobbiamo ripensarlo in una condizione in cui le risorse sono meno di prima, l'Occidente ha un peso minore di prima, ma i bisogni sono cresciuti, e ai bisogni, se non diamo risposta ai bisogni, il welfare non c'è più, non c'è un welfare per gli italiani o per gli udinesi, io sono di Udine, no, non c'è un welfare privatista, insomma, parziale. E noi, se non pensiamo a questo, se non diamo un orientamento, una fiducia di futuro, noi non andiamo da nessuna parte. E siccome non mi sembra che questo argomento sia all'ordine del giorno della riflessione del Partito Riformista, delle forze riformatrici, il mio pessimismo è ancora più pesante di quello di Marco. Mi dispiace concludere con questo bilancio di un pessimismo cupo, no, ma bisogna ripartire anche appunto da quei valori e da quelle minoranze eroiche che poi hanno portato l'Italia sempre fuori dalle difficoltà. Grazie professor Canfora, grazie Marco Rovelli. Grazie Guido Kranz.